Buon venerdì amici, ben ritrovati, parte adesso l'estate in Appennino, andiamo a vedere subito un'anticipazione perché il 25 agosto con partenza da Vidiciatico si terrà la 13ª edizione della 5 Passi in Val Carlina, Memorial Giorgio Pasquali. Ce ne parla nel prossimo servizio Francesca Bertacci. Dopo qualche anno d'assenza a causa di una pandemia che ha reso tutto più difficile, torna quest'anno 5 Passi in Val Carlina, il Memorial Giorgio Pasquali che il prossimo 21 agosto partirà da Vidiciatico con due percorsi, quello competitivo da 18,5 km e la camminata ludico-motori di 9 km con uno speciale circuito riservato ai più piccoli. Noi abbiamo molte iniziative, lo sport diciamo per noi è estremamente importante, non c'è niente che promuova il territorio e ti dia visibilità come lo sport, ti identifica e ti fa anche lavorare perché quando c'è tanti sportivi che vengono a fare un evento e chiaramente ti dà anche tanto lavoro, però quello che noi crediamo di più è il messaggio chiaro, diretto, semplice che arriva, un posto dove si fa sport, un posto dove si sta bene e quindi è molto importante sia per il turismo sportivo che per il turismo fine a se stesso. Una cosa meravigliosa poi è sapere di aver partecipato, di partecipare a eventi che hanno non soltanto una valenza sportiva ma qualcosa di più. Sì, certo, allora d'estate, per quest'estate abbiamo degli eventi più importanti, la Appenninica Mountain Bike che vedrà proprio nel nostro comune la fase finale e quindi tutta la cerimonia e proprio in questa struttura vedrà la premiazione e quindi per dare visibilità proprio a tutto il comune. E poi dopo a settembre ci sarà anche un evento legato alla Madonna del Ponte che è patrona del basket, quindi protettrice di tutti i ragazzi del basket, con tantissimi ragazzini, un torneo che riempirà tutti gli alberghi a cui noi teniamo molto. È chiaro che l'evento che io ho nel cuore è la gara che ricordo mio padre. Questa è molto importante per me, ogni anno cerco di aggiungere qualcosa e di mettere un mattoncino in più. La gara è cercata sempre di portata avanti con tutti i premi, tutte le premiazioni con prodotti chilometri zero. Abbiamo l'Agritour che fa prodotti del sottobosco estremamente buoni e graditi dagli atleti. Abbiamo Parmigiano Reggiano, abbiamo le macchine della Caffitali, un'azienda qui del territorio. E questo serve per creare non solo una gara ma anche proprio un modo di promuovere, di far conoscere il nostro territorio. Se questo si chiude con anche alcune chicche, non so, un podio di legno, le medaglie di legno, un podio di legno fatto da un artista del locale, e chiaramente è ancora meglio. Quest'anno ho aggiunto una cosa che secondo me è importante nello sport, perché lo sport è una scuola di vita e quindi è importante che lo sport aiuti anche il sociale. E ho aggiunto questo legame, questa collaborazione con l'associazione Giovani Diabetici. Salvatore Santoro, presidente dell'Associazione Diabetici di Bologna, com'è nata questa meravigliosa collaborazione con il Comune di Lizzano? È nata perché tramite amici comuni ci siamo conosciuti con Federico per un evento particolare. Noi è da pochissimo tempo che abbiamo avuto l'opportunità di addestrare dei cani per i bambini diabetici, cioè che con il fiuto sentono l'eipo dei nostri bambini. Abbiamo un amico comune con Federico e a lui ha colpito molto questa storia particolare che i cani, non solo i cani servono per i ciechi, ma ci sono dei cani che ben addestrati aiutano tantissimo i nostri bambini, specialmente durante la notte che notano l'allerta di quando la glicemia o avvisano quando la glicemia va troppo giù. Devo dire che siamo i primi in Italia ad iniziare questa attività con i cani, abbiamo già diverse famiglie che stanno addestrando dei cani, non è semplice e abbiamo chiesto, perché sono molto costosi sia l'addestramento sia l'acquisto dei cani, non tutti i cani possono farlo,
Però devo dire che abbiamo coinvolto sia l'amministrazione comunale di Bologna sia la regione e devo dire che hanno dato molta importanza a questa nostra iniziativa ed è questo il motivo che ci siamo conosciuti e siamo felici di collaborare a questo evento sportivo, anche perché poi ci accomuna lo sport, perché i nostri ragazzi, i nostri bambini, le due cose che devono fare e che sono molto importanti è sport e l'alimentazione, la corretta alimentazione. È arrivato il momento di quattro grandi amici, eh sì, perché devo contare anche i gemellini. Parlo di Milena Varoni e Dario Pagliai, appunto i loro due gemellini che ci portano a scoprire un percorso molto facile che parte dal Lago della Ninfa e arriva al Giardino Botanico Esperia. Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Estate in Appennino in compagnia delle guide ambientali escursionistiche della Via dei Monti. Siamo pronti per un trekking adatto anche ai bambini che tocca ai comuni di Montecreto e di Sestola. La partenza è in prossimità del bellissimo Lago della Ninfa. L'itinerario di oggi è lungo circa 8 km con un dislivello di appena 250 metri. La partenza è a monte del Lago della Ninfa, attorno al rifugio del Firenze. L'itinerario attraversa poi il sentiero dei portatori e arriva nel Giardino Botanico Esperia, gestito dalla sezione CAI di Modena. Il nostro percorso interseca qui il sentiero dei portatori, un sentiero che ricorda l'epoca eroica dei portatori del Cimone. Monte Cimone, con i suoi 2165 metri, è la vetta più alta dell'Appennino settentrionale. Sulla cima si trova una base dell'aeronautica militare che fa servizio meteo, quindi una vera e propria stazione di rilevamento meteorologico, e un centro di ricerca del CNR che si occupa di rilevamenti climatici. Sulla vetta del Monte Cimone c'è uno dei 30 osservatori che in tutto il mondo si occupano dello studio dei cambiamenti climatici. Le strutture della base dell'aeronautica militare che si trova sulla vetta del Monte Cimone risalgono agli anni 30 del Novecento. Oggi il personale della base sale su tramite la strada militare che parte dal Lago della Ninfa e poi tramite l'ascensore che porta in vetta. Fino agli anni 50, quando furono realizzate queste infrastrutture, si saliva però solo a piedi e con gli sci in inverno. I portatori del Cimone erano personale civile che per conto dell'aeronautica faceva i trasporti di materiale da Sestola fino alla base, quindi in spalla portando tutto il materiale che occorreva, compresa l'acqua, in estate a piedi e in inverno con gli sci. La vetta del Monte Cimone ha anche un primato particolare, è il panorama più vasto d'Italia. Dalla sua cima si vede il 40% del territorio nazionale e non è una vetta altissima, però per la sua posizione, non avendo vicino vette di altezze paragonabili, ha un panorama eccezionale, da tutto l'arco alpino a nord fino al Monte Terminillo a sud. Dal Giardino Esperia l'itinerario prosegue poi verso il Monte Cervarola, percorrendo un anello che solca in parte la Via dei Monti, che è la strada forestale che dal centro di Montecreto sale fino a Passo del Lupo. E raggiungiamo poi il Lago di Rovinella, che è un bellissimo bacino di acqua che contiene una popolazione di tritoni. Primo tratto di cammino e ci accingiamo a fare l'anello del Monte Cervarola, un anello estremamente panoramico che si affaccia sia sulla parte est che sulla parte ovest del nostro Appennino.
dal lago di Rovinella il percorso prosegue poi attraverso il Far West, che è una bellissima e suggestiva conformazione rocciosa che ricorda proprio l'ambientazione selvaggia dei film western. Il Monte Cervarola è caratterizzato da affioramenti molto scenografici delle arenarie del Monte Cervarola. Sono rocce che si sono formate nel periodo miocenico, circa 20 milioni di anni fa, in ambiente marino, e sono caratterizzati dall'alternanza di strati sottili e bancate più spesse. Gli strati più spessi corrispondono a quelli che i geologi chiamano correnti di torbida, e infatti le rocce si chiamano torbiditi, che sono delle imponenti frane che si verificano in ambiente sottomarino, capaci di mobilitare in poco tempo milioni di metri cubi di materiale, di sabbie, che poi vanno a ridepositarsi e hanno formato in questo antico bacino marino gli strati che oggi vediamo. Abbiamo finito il nostro anello e adesso da qui, dalla località Cervarola, rientriamo verso il lago della Ninfa, dove è partito e dove termina il nostro percorso odierno. Il nostro giro di oggi si è concluso in prossimità del lago della Ninfa. Vi diamo appuntamento ad un prossimo trekking in compagnia delle guide della Via dei Monti. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito internet www.laviadeimonti.com. Ciao! Avis vi ricorda che anche in estate c'è bisogno di sangue e di plasma. E vi chiediamo di continuare a donare sempre, in tutta sicurezza. Rivolgetevi alla vostra Avis, ce n'è una in ogni comune, e programmate la vostra donazione prima di partire. Se avete un po' di tempo da donare, diventate volontari Avis. C'è sempre tanto da fare e Avis ha bisogno del vostro entusiasmo e delle vostre competenze. Ricordatevi che donare è partecipare, l'unico sport in cui vince la vita. La puntata di questo venerdì volge al termine, ma vi ricordo che domani, sabato, ci sarà la puntata speciale con tutto il meglio che abbiamo visto insieme e scoperto in questa settimana di estate in Appennino. Quindi vi aspettiamo domani e vi aspettiamo sui nostri canali social che trovate qua. Mi raccomando, state con noi. A domani, ciao!